siccome non trovavo gli ori, sono andata a casa. Allora riprendiamo il discorso, noi siamo qui oggi il 26 di settembre del 2018, 2771 ab urbe condita o condita? Condita con col sangue dei romani. col formaggio pecorino romano e col peperoncino. E siamo qui per riprendere a fermentazione al carciofo e non all'estratto dello stomaco dell'abbacchio. Esattamente, questo è molto importante. Carciofi di qua, carciofi di là, carciofi sopra e carciofi meglio, sotto. Cardo selvatico ancora meglio, messo nel culo dell'amministratrice dell'attuale sistema sanitario, mi riferisco comunque a questo istituto qui e non al Ministero della Sanità, nel quale io ripongo qualche speranza. Allora, noi ieri abbiamo parlato di alcune cose, ma dovremmo riprendere il discorso prendendolo un po' alla larga, perché sennò quello che abbiamo detto ieri non era perfettamente comprensibile. Noi abbiamo detto che la legge dei 10 vaccini è una legge prima di tutto criminale e poi è stata distorta da gente assolutamente ignorante, incapace di capire, incompetente. Allora io vi faccio vedere una cosa, questa è un una volta sì, controllavano i medicinali. Io so come si fa a non pagare il canone. Io sono d'accordo a non pagare il canone. Allora, io non ho TV da 19 guarda anni, qui, guarda qui. L'ho visto. Una volta si facevano le valutazioni dell'uso. Sa qual è il problema della sicurezza dei farmaci? Questo è dell'Istituto Superiore della Sanità nel 2007. Davanti alla verità. Io non so, perché non ho più ricevuto nessun invito, se l'attuale Istituto Superiore della Sanità continua a fare le proprie ricerche relativamente all'uso dei farmaci. Noi sappiamo però, e questa è una cosa gravissima, che il Codacons, al quale l'Istituto Superiore di Sanità non aveva fatto arrivare informazioni. Le tre palle di quel manifesto è quella della cultura di quel polacco che dicevamo, ogni tanto presentavamo all'inizio, ti ricordi? No, non me lo ricordo. Cioè quel manifesto, quel che gli ha detto, era della civiltà. Certo. Era la bandiera della civiltà. L'ho recuperata. È un uomo eccezionale quello. È un polacco. Era nel 38 quando lui ha organizzato a fare delle spedizioni nel cuore dell'Asia alla ricerca del regno del mondo, e quindi questo si avvicinava molto alla svastica, a quell'altro grande, a quell'altro grandissimo personaggio che è il barone Unger Kanda, che anche lui aveva tentato, sia pure leggermente prima, perché quell'autore che ti ho detto era degli anni 30. Unger fu fucilato nel 1921. No, tanto per dire, questo polacco aveva diciamo organizzato questa istituzione di difesa. Aveva fatto prima una spedizione, certo. Era andato nel era comunque del... questa la sua enunciazione del 1938, mi ricordo. Lui era andato e l'aveva fatta riconoscere dalle Nazioni Unite, certo, come bandiera della cultura. Noi l'abbiamo utilizzato più di una volta e adesso la approfittiamo per dire che la riutilizzeremo. Ma io vi voglio far vedere questo perché qui c'è scritto una cosa importante. Ripeto quello che avevo detto prima. Il Codacons, per farsi dare informazioni dall'AIFA sugli effetti secondari delle vaccinazioni, dovette ricorrere a un noto magistrato di Torino, se no questi delinquenti dell'AIFA lo occultavano intenzionalmente, laddove sono documenti che devono essere ufficiali. Allora, per farvi capire,
come stavano le cose almeno nel 2007. Qui ad esempio c'è una... era Guariniello. No, ah, Guariniello. Procuratore Guariniello. Esattamente. Di Torino. Parliamo dell'anno scorso, quindi dovrebbe esserci ancora. Guariniello è un notissimo sfrucugliatore, poi che poi le sue ricerche finiscano piuttosto male è un altro discorso, ma intanto indaga. Intanto indaga. Allora, che cosa leggiamo? Questa è un'altra locandina, vi faccio vedere che ho queste locandine, perché io a queste cose ci partecipavo, capito? Non c'era Sborioni qua, Sborioni stava, ancora doveva nascere, appunto, probabilmente meta, stava chiedendo meta la raccomandazione a Don dove... Berzè. Io ho trovato lavoro. Allora qui c'è un intervento che vi voglio leggere perché è interessante. Un nuovo strumento per l'informazione e la formazione sulla farmacovigilanza reazione. Questo è un nuovo documento che è stato presentato in un convegno dell'Istituto Superiore della Sanità. Ma com'è che non se ne parla più? Cos'è dei effetti secondari dei farmaci e soprattutto dei vaccini? Non se ne parla. Ma cos'è? Sono tutti con la benedizione del Santo Padre? No? Con l'acqua santiera sotto il culo, che cosa dobbiamo dire? Oppure che i bambini che vengono portati con minacce eccetera alla ASL per essere vaccinati, che c'è quello che c'è anche il prete lì che gli fa la santa benedizione. Io vorrei sapere queste cose, perché io nel caso mio io vorrei il prete. Ora, per la santa benedizione dei bambini e per l'estrema unzione del medico vaccinatore, però quella è l'estrema unzione. Qui ci sono tutti i personaggi che operatori del settore dell'informazione. E io vi leggo qualcosa, introduzione, attenzione, questo direi che è una cosa importantissima. Uno dei principali obiettivi della farmacovigilanza, che dovrebbe essere la base. La farmacovigilanza deve essere la base di tutto il resto, o no? L'ente superiore, Ministero della Sanità, Istituto Superiore della Sanità, AIFA, dovrebbero basarsi esclusivamente sulla farmacovigilanza. Allora, siccome io ho un'esperienza di farmacovigilanza durata almeno 20 anni, ti posso dire che in Italia non esiste la farmacovigilanza. Perché? L'ho fatto vedere tante volte comunque nei miei video, perché in un modo o nell'altro tanto i medici quanto i farmacisti che avevano questo obbligo si dimenticavano di comunicare gli effetti secondari dei farmaci. Ma guarda che stranezza! Tant'è vero che oggi lo diciamo per questi nostri amici, anzi lo facciamo dire anche a Sborioni. Nei bugiardini dei farmaci, gli effetti secondari non sono effetti secondari riscontrati in Italia, ma effetti secondari riscontrati. Non avevo notato. Ci hai già visto? No, me lo diceva questa ragazza allora. Ah! Poi ci sono anche i telefoni nostri, i siti web, eccetera. Allora, è una cosa che ho detto tante volte e continuo a ripeterla. Gli effetti secondari che voi leggete su bugiardino non sono effetti secondari riscontrati in Italia, ma sono riscontrati in ambienti anglosassoni. Il che significa che siccome le strutture biologiche e il DNA stessa di popoli assolutamente diversi, questi effetti secondari non sono riscontrabili per quanto riguarda la popolazione italiana. Queste sono truffe madornali che noi stiamo denunciando, ma che questa gente qua... Basta ricordare le condanne di Borgiolini e di De Lorenzo... No, che non sono mai avvenute, c'è ancora il processo. Sì, che è andato a finire a Tarallucci e Vino... No, c'è ancora il processo. E è stata restituita il A quello sì, perché erano regalie.
e soprattutto non è stato tolto dalla vaccinazione, la vaccinazione che era stata imposta. Esattamente, per... i soldi li aveva presi Piduilio, sì, si chiama Piduilio, e era la vaccinazione contro una vaccinazione contro una cazzata qualsiasi. Però è rimasta. Sì, come no? Allora queste sono notizie importanti che noi dobbiamo dare e darle sempre, perché sennò la gente non capisce. La gente dice, ah, voi avete preso un puntiglio contro queste brave persone, sì, che vogliono ce l'avete. Ma basterebbe, ti ricordi, l'abbiamo fatto vedere tante volte i libri dedicati. Io ce l'ho tutti i libri che sono stati pubblicati su De Lorenzo, che poverino, gli è venuto un tumore, allora mettiamolo in libertà perché poverino soffriva questo personaggio, e poi dopo messo in libertà è guarito subito, no? E poi mi dico, no, gli è preso un cancro e poi è guarito dal cancro. Sì, ho detto il tumore, gli è guarito subito perché è chiaramente un tumore psicosomatico. Allora riconosci, ed è vero che esiste il tumore psicosomatico. Uno dei principali obiettivi della farmacovigilanza, mi stai sentendo? È l'informazione rivolta ai medici. Sto riprendendo, io guardo in giro, ma sto riprendendo. Operatori sanitari sui rischi connessi all'uso dei farmaci. Attraverso la divulgazione. Facciamo un salto, dovremmo farlo tutti. Io domani sto qua. Attraverso la divulgazione. Perché se lo facciamo tutti assieme un salto, forse riusciamo a scuoterlo. Chi sei? Nessuno. No. Francesco. È Ulisse. Poi? Ah, ok, quindi magari se ci sentiamo, segna il telefono nostro, poi ci mettiamo in contatto, perché vogliamo organizzare. Sta sul volantino? Il cellulare? C'è sul cellulare. C'è tutto, c'è tutto esattamente. Se ci contatti, mi fai uno squillo, così ti registro e poi ci organizziamo. Ok, Orazio. Lui è Giorgio. Arrivederci. Grazie. Attraverso la divulgazione, guardate, queste sono delle dichiarazioni fondamentali che io vi faccio vedere. Attraverso la divulgazione delle conoscenze sulla sicurezza dei farmaci e la formazione in tema di farmacovigilanza, io non ne ho più sentito parlare, si possono sensibilizzare medici, farmacisti e infermieri italiani, in modo da creare e rafforzare la cultura della segnalazione spontanea. Qui siamo nel 2007. Ma ti ricordi la storia della Anselmi che gli avevano garantito nel 1982, quando voleva fare la repulisti dell'annuario dei medicinali, gli avevano garantito 35 milioni, sì. 35 miliardi, sì. Nell'82, sì. E lei il giorno dopo è andata in televisione, l'ha sputtanati, sì. E il giorno dopo ancora era stata dimessa, sì. Dal governo. Certo, me lo ricordo benissimo. Tina passa un giorno, passa Tina Anselmi, uno dei pochi parlamentari, sì, due, tre, cinque, uno dei pochi parlamentari, no, dei pochi parlamentari, diciamoci di seri, veramente non aveva a cuore il bene dei cittadini. Uno dei pochi parlamentari, lo ripeto, Tina Anselmi, uno dei pochi parlamentari, mai capito? Sì, ho capito. Allora torniamo a noi. Però comunque sempre uguale, il giudizio è quello. Esattamente. Ma perché quando quell'altra, la Rosi Bindi, che non sapeva come reagire di fronte alla rivolta popolare che voleva di poter utilizzare la terapia di Bella nella cura del tumore, quando l'industria farmaceutica pretese le sue dimissioni e fu sostituita dal dottore che tutto il mondo ci invidia. Tutto il mondo ci invidiava, sta uno di tutti invidiati. Quando vedevano Veronesi con quel suo sorrisetto così, no? Soprannominato Cancronesi, allora tutti, accidenti, tutti a invidiare, tutti a vedere. A invidiarci, ma come erano invidiosi, poverini. Come fortunati noi! Oh, quanto siamo stati fortunati! Allora, in questa prospettiva l'Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di realizzare una nuova rivista Reazioni. L'hai mai vista tu? Il cui primo numero è stato pubblicato a febbraio 2007. Io non ho più visto questa rivista. Si abbassa i livelli di stress. Aveva fatto il numero zero e basta. Per buttare un po' di fumo negli occhi alle persone, altro che quello. Ma scusa, se avessero pubblicato la rivista Reazioni, no?
Ma le avrebbero detto, no? Al Codacons cosa avrebbe potuto venire in possesso delle informazioni circa gli effetti secondari dei vaccini, no? Per tempo ha dovuto ricorrere invece al magistrato di Torino. Se no non glielo dicevano neppure, perché se lo tenevano tra di loro, capito? Si spartivano questi dell'Istituto Superiorità dell'AIFA, si spartivano questi fogli e se li mangiavano, capito? Mamma mia. Sì, sono mangiatori di fogli di loto, sì. Di fiori di loto. Sì, e beh, sì, dove scrivevano gli effetti secondari dei vaccini. Sì. Nel periodo da febbraio 2007 a luglio 2007 sono stati pubblicati 4 numeri della rivista online per un totale di 80.000 copie distribuite per posta e 13 numeri della rivista online segnalata a 100.000 destinatari via email, tutti lì a leggere, tutti a correre a sgomitare. Adesso fortunati lettori proprio, tutti ad invidiarci. Le due versioni della rivista hanno contenuti differenti. L'edizione cartacea affronta temi più ampi e approfonditi ed è regolarmente pubblicata sul sito dell'AIFA. Quella online, che esce ogni 10 giorni nel sito del progetto di formazione a distanza ECE, ECE Homo, questo è il famoso ECE Homo, dell'AIFA, AIFA Progetto ECE. ECE Homo di chi era? Di? Federico Nisci. Nisci, bravo. Fornisce informazioni sulla farmacovigilanza in tempo reale, grazie al sistema informatizzato del progetto ECE Homo. È stato possibile raccogliere i dati e consultazioni di reazioni e valutare anche l'interesse da parte degli operatori sanitari alle notizie di farmacovigilanza. Erano tutti interessati, tutti a sgomitare per avere informazioni sulla farmacovigilanza. Risultati. Nel periodo considerato hanno consultato le pagine dell'edizione online 50.889 operatori. Vabbè, ma perché stai elencando tutti questi numeri a cazzo? No, per farvi vedere che nel 2007 si parlava di una cosa importantissima di cui oggi non c'è traccia. Basta. Volevo far vedere. Parla d'altro. Certo che parlo d'altro, ma questo è fondamentale. Cioè, quando noi, e lo ripeto, quando noi accusiamo certi personaggi, certi lazzaroni, certi truffatori di essere truffatori, buona parte delle persone ci prendono per dei contestatori retorici, mentre noi le cose le conosciamo dal vivo e lo dobbiamo ripetere per l'ennesima volta, è chiaro? E io voglio fare più che retorici, ci considerano superficiali probabilmente, Allora contestatori semplicemente per partito preso. Anche delle informazioni, leggi questo. Il libro che le multinazionali non ti farebbero mai leggere, di Klaus Werner Lobo. Dove vogliono arrivare per come sale condizionare le persone? Ogni giorno, se una medicina non fa male, bisogna limitarsi a esserne contenti e non pretendere per giunta che serva a qualcosa. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, quindi era uno che lo sapeva. Bella questa. Non ogni giorno non l'avevo letto, non lo sapevo. De Beaumarchais. Ogni giorno 35.000 persone muoiono per malattie come AIDS, malaria, tubercolosi e dissenteria, conseguenza della povertà e dell'avidità delle case farmaceutiche. Queste ultime approfittano doppiamente della situazione. Ma guarda se mi prende. Prendo, tranquillo. Non solo vendono i farmaci a prezzi così alti da renderli inaccessibili alle popolazioni di paesi in via di sviluppo, ma sfruttano anche i poveri come cavie per la sperimentazione e la ricerca. C'era qualcosa da aggiungere? Allora, questa legge infame sui 10 vaccini, pensate che serva a qualcosa se non con una ricerca allargata che non viene pagata oltretutto, come invece tutte le altre ricerche che costano? Riassumendo,
Il nostro sistema economico costringe banche e multinazionali a investire i loro capitali per realizzare alti profitti nel più breve tempo possibile. Il criterio dello shareholder value non prevede alcuna considerazione per la sostenibilità sociale ed ecologica né per i principi etici. Allora, qual è la sostenibilità sociale di iniettare dei vaccini non voluti, non richiesti, non necessari e che fanno male a tutta una popolazione? Gran parte dei flussi finanziari mondiali non ha più nulla a che vedere con le basi dell'economia reale, ad esempio gli investimenti nella produzione di beni e servizi, ma trae profitto da speculazioni sulle oscillazioni di azioni, materie prime o valute. Le crisi finanziarie originate da questo sistema distruggono le economie sociali di paesi interi, come è successo per l'Italia, per il concorso di loro signori, preti e cattocomunisti, e conducono milioni di persone alla miseria. La privatizzazione delle previdenze sociali ci porterà a dipendere dai mercati finanziari, rendendo il nostro sistema sociale pensionistico meno sicuro e più caro. Dobbiamo aggiungere qualcosa? No, non c'è niente da aggiungere, basta. Mi sono stancato. L'ultima riguarda, non poteva mancare un nome santo come questo. Qui. Monsanto. Più che santo di quello. Allora vi ripeto. Quello è il Calvario? No, è il Monte Sion. Ah, Sion, appunto. Il Monte Santo è il Monte Sion. Lo so, però volevo sentirlo. Prodotti e marchi, dolcificanti, fitofarmaci, sementi geneticamente. Tutti veleni, uno più grave dell'altro. Esatto. Dati aziendali, fatturato del 2007, 8,6 miliardi di dollari. Utile del 2007, 1,4 miliardi di dollari, dipendenti 17.000, sede St. Louis nel Missouri. Accuse, tentativi di monopolizzare le risorse agricole tramite OGM brevetti, contratti capestro imposti agli agricoltori, omertà sui rischi connessi ai propri prodotti, lavoro minorile presso i fornitori. E con questo per oggi noi chiudiamo, per farvi capire, cari amici, che queste sono le industrie farmaceutiche e non ci venite a raccontare delle altre cazzate. Voi siete al servizio delle multinazionali del farmaco e difendete che a loro volta sono emanazione delle multinazionali dell'alta finanza. Esattamente. Allora, voi ci venite a dire che i vaccini vanno bene, ma voi siete solo servi, sciocchi e mal pagati delle industrie farmaceutiche. Qui c'è scritto, guarda un po' questo. Alcuni dei temi affrontati, la globalizzazione e le sue conseguenze, lo strapotere dei grandi gruppi industriali, organizzazioni mondiali al servizio delle multinazionali, guerra per i nostri cellulari, Kalashnikov e bambini soldato, sfruttamento e lavoro minorile, le multinazionali del settore alimentare, schiavitù e lavoro coatto, la dipendenza dal petrolio, i misfatti dell'industria farmaceutica, le speculazioni finanziarie, il mondo appartiene a noi, come reagire, la globalizzazione dei diritti umani. Non a caso la voce speculazioni finanziarie è l'ultima della lista, ma che rielabora tutto quanto. Allora io per arrivare all'ultima conclusione, poi vi faremo vedere altre storie, questo leggeremo questo. Ferdinando IV di Borbone, ecco. 65 anni di regno tra riformismo, rivoluzione e restaurazione. È stato lui che se n'è andato a Gaeta, dopodiché è andato dai cugini a Vienna e così via, poi è ritornato in auge. Pieno di gran bontà, ovviamente. No? E leggendo questa storia vi faremo vedere quanti figli ha avuto questo uomo. E quanti sono morti quasi tutti. Allora voi capirete che una volta c'era una ragione per i vaccini, oggi no. Capito? E l'ultima cosa, però importantissima, che vi voglio far vedere, che c'è tante cose
che io l'avrei dovuta far fumare, no? E qui? Cerco, perché non so da dove parte cominciare. Vi leggo questa frase di Luciano Bianciardi. Non di cannabis, se ne assumo le dubbio. Cerco su internet erbe proibite, e mi si niente la barra con... L'unica rivoluzione possibile è la rivoluzione permanente, e per oggi abbiamo chiuso. Sempre solo, so long, anzi, so long col braccio sinistro. Sempre. E sia sempre laudato il nostro Signore, gran Dio. Priapo, sia sempre laudato il gran Dio Priapo che ci ha pagato.